dei caratteri originali dell'esperienza del PC, del suo radicamento della storia d'Italia, della sua capacità di svolgere una funzione nazionale, di affrontare le grandi questioni del paese, la questione meridionale, ha stato tra i protagonisti della svolta europeista del PC, che è stata l'elemento alla base del quale da quel partito poi è potuta scaturire una storia della sinistra europea e poi un ampliamento e una funzione di governo della sinistra italiana. È stato il principale esponente di sinistra radicata nel paese, attenta ai bisogni dei più deboli e capace di svolgere una funzione di governo. Ha svolto le responsabilità più alte in momenti delicatissimi della storia d'Italia fino poi alla Presidenza della Repubblica. È stato un uomo che si è sempre assunto responsabilità nell'interesse del paese, non si è mai tirato indietro quando c'era da assumersi delle responsabilità, e quindi tutti noi gli dobbiamo moltissimo. Cosa lascia la sinistra di adesso? Tantissimo il rigore, la serietà, lo studio dei problemi, il primato della Costituzione, l'attenzione ai più deboli e la dimensione internazionale, a partire da quella europea, la capacità di non rinnegare mai la propria storia, anzi saperla però reinterpretare dentro i problemi del nostro tempo. Quindi è stato un grande esponente di una sinistra riformista di governo, e tutti dobbiamo tanto l'Italia, l'Europa, perché appunto è una persona che si è sempre assunta responsabilità e ha avuto quindi una sua tenacia nel svolgere sempre una funzione, un ruolo, non essere mai propagandistico, declamatorio, ma sempre occuparsi della funzione che si svolge, delle responsabilità che ci si assume. Grazie. Grazie.